per Campania 1, ho 29 anni e sono di Castellammare di Stabia, quindi sono del territorio fondamentalmente, faccio parte del vostro territorio, Sorrento la conosco abbastanza bene. Che vi posso dire? Il movimento è una nuova avventura totale, cioè voi tutto ciò che avete sempre saputo sui partiti, dimenticatelo. Io mi sono trovato l'altro ieri all'Unione degli Avvocati della Campania e ho cercato di fare capire questo, perché noi non abbiamo solo delle proposte, noi fondamentalmente quello che chiediamo è che i cittadini partecipino, stiano con noi, ci diano una mano con le proposte, con l'attivismo, perché questa deve essere la novità, col controllo. Naturalmente noi ci siamo dati delle regole ben definite, penso che molti sappiano, anche se da quello che ho visto, da quello che ho sentito, molte persone non sanno quello che noi faremo, perché noi candidati abbiamo firmato una specie di contratto, un impegno a rinunciare a quelli che sono naturalmente gran parte degli emolumenti, quasi il 70% dello stipendio, perché passerà da 20.000 lordi, alla fine per noi ci saranno 2.500 netti euro. Voglio vedere quale altro movimento l'ha mai fatto in passato e quale lo farà in futuro. Probabilmente anche Berlusconi ha detto che rinunceranno ai rimborsi elettorali. Beh, noi l'abbiamo già fatto 2-3 anni fa. Dovunque noi siamo entrati abbiamo portato trasparenza, abbiamo portato i cittadini all'interno delle istituzioni. No, io non sono convinto che ci vogliono le mazze, semplicemente perché... i soldi che non prendi, dove ne prendi? Allora, i soldi che non prendiamo, no, non vanno a finire a Casaleggio, questa è una notizia che è uscita anche sul Fatto Quotidiano, ma non è la verità, perché andranno in un conto gestito dal gruppo parlamentare e saranno lì bloccati fin quando o ci sarà una legge o comunque faremo decidere ai cittadini dove andranno. Potranno andare al microcredito, potranno andare in un fondo ad esempio per chi non ha il lavoro. Naturalmente saranno. Possiamo spiegare cosa è il microcredito? Ah sì, quello che è stato fatto in Sicilia. Io posso spiegare quello che è stato fatto in Sicilia. Allora, in Sicilia i nostri parlamentari, perché in Sicilia è stato 15 parlamentari, quindi sono abbastanza, hanno rinunciato al 75% dello stipendio e ogni mese prendono 123.000 euro, li mettono nel conto della Regione Sicilia dedicata al microcredito per le piccole e medie imprese. Il microcredito è un sistema che permette alle imprese di chiedere dei finanziamenti agevolati. Generalmente in Campania, in Sicilia, ma nella maggior parte delle regioni d'Italia, questo finanziamento è minimo 5.000 euro, massimo 25.000 euro, che con il rimborso che parte dal settimo mese successivo la data in cui è stato preso. Naturalmente voi mi dite che sono 25.000 euro, io faccio il commercialista, in questo momento storico 25.000 euro sono tanti, ma anche 5.000, perché magari ti permettono di comprare un macchinario e dare la possibilità di assumere due persone. Immaginate che cosa succede con 123.000 euro al mese, quindi come rimettiamo in moto l'economia, e immaginatevi con 100 milioni di rimborsi elettorali che il Movimento 5 Stelle rinuncia, oppure gli 8 milioni di euro al mese che i parlamentari rinunceranno, perché noi già abbiamo firmato la rinuncia. Quindi immaginate cosa si può fare. Vi faccio solo un numero: se tutti i partiti rinunciassero ai rimborsi elettorali solo delle politiche, risparmieremo 1 miliardo di euro, un ventesimo, un trentesimo di una finanziaria, seconda di quanto è grande questa finanziaria. Quindi immaginate cosa si può fare, e questa è solo una piccola cosa, una delle piccole cose, iniziali cose. Noi, per noi non solo è un gesto, diciamo, simbolico quello di rinunciare ai rimborsi elettorali, agli emolumenti, a gran parte degli emolumenti, perché oggettivamente comunque lo stipendio di un parlamentare, 2.500 euro, è quanto quello di un dirigente di una media impresa, e mi sembra giusto che sia il minimo, diciamo il giusto, no, 20.000 euro mi sembrano esagerati, cioè mi sembra soprattutto in questo momento storico. Quindi per noi non solo è stato simbolico questo gesto, ma come vedete ha numerose valenze economiche, cioè un'importanza economica non indifferente.
Quindi questo per quanto riguarda, diciamo, quello che noi faremo, quello che già abbiamo fatto nei posti dove esistono, dove già sono stati eletti candidati, quindi comuni, Regione Piemonte, Regione Sicilia, Regione Emilia Romagna, a Parma, dove sono state fatte tante cose. Poi allora, l'introduzione che ho fatto io, ora vi presento l'altro candidato qui presente, Luigi Gallo, editore del Greco, che vi farà la sua introduzione. Buongiorno a tutti, io sono Luigi Gallo, sono ingegnere informatico e lavoro come docente di elettronica nella scuola. Sono di Torre del Greco e tra i candidati alla Camera per il Movimento 5 Stelle in Campania 1. Vi volevo raccontare quello che è successo ieri, che è un po' quello che è, diciamo, che quello che sta accadendo oggi in Italia. Ieri abbiamo organizzato un incontro pubblico con i cittadini e la partecipazione non potete immaginare quale fosse. Cioè, non abbiamo mai visto una partecipazione senza, non c'era nessuna star, nessun cantante, nessun cabarettista, nessun personaggio pubblico famoso, nessun comico, e c'erano oltre 200 persone lì ad ascoltare, ma anche a confrontarsi con i candidati del Movimento 5 Stelle. C'erano persone che sui territori stanno facendo battaglie da anni, chi difende l'ospedale, chi è in causa contro aziende che hanno truffato come la De Julemar gli obbligazionisti, chi in pratica erano semplici commercianti, operai che esponevano i loro problemi. Oggi c'è un movimento che pochi giornali raccontano, quasi la carta stampata e la TV non racconta, e gli unici ad essere stupiti di quello che accadrà dopo il 25 febbraio saranno loro, perché le persone già lo sanno, le persone stanno comunicando, le persone in pratica sono coscienti del cambiamento che sta avvenendo e iniziano a partecipare, iniziano a capire che noi abbiamo bisogno di tutti i cittadini, della partecipazione di tutti i cittadini. Al governo del Movimento 5 Stelle non ci saranno i parlamentari, ci sarete voi, cioè voi dovete dare una mano concreta a tutti i parlamentari che saranno lì, dovrete fornire mettere in rete le vostre competenze, anche 2 ore a settimana. Questo sarà un governo della comunità, un governo della rete, dei cittadini, non un governo dei pochi parlamentari mandati lì su. E questo è quello che stiamo cercando di portare avanti, perché la distanza oggi che c'è stata tra la politica e i cittadini è stata fin troppa, la delega non ha funzionato e ne hanno approfittato per sfasciare un paese, sfasciare uno stato sociale, sfasciare tutto e creare lobby di arricchimento in ogni settore. Quindi sta iniziando un cambiamento che continua ad avere la necessità dell'impegno di ogni singolo di noi e non solo dei parlamentari. Quindi quello che dovremo fare, voi dovrete esigere continui incontri con i candidati periodicamente sui territori, dovete supportarli con informazioni, supportarli con contributi, idee, controllare il loro lavoro e informare i cittadini di quello che sta accadendo, perché ci troveremo un fuoco contro incredibile. Una volta lì, crociato poi. Una volta, quello che sta succedendo adesso, che dicono di noi, non è niente, è quello che succederà dopo, per quello che vogliamo fare, per i cambiamenti che vogliamo portare avanti. Quindi è necessario che poi l'informazione capillare dei cittadini, di ogni singolo di noi, funziona con il passaparola, con gli strumenti che abbiamo, volantini, giornalini, tutto quello che riusciremo a mettere in campo, la rete dovrà essere la risposta a poi quello che sarà il fuoco dei mass media, perché non vorranno perdere il loro potere che hanno accumulato fino ad ora, non vorranno perdere i soldi dei finanziamenti ai giornali pubblici, ai giornali dei partiti. In TV noi vogliamo una televisione pubblica veramente indipendente, non con un CDA non nominato dai politici, e vogliamo che tutte le altre emittenti abbiano al massimo un 10-20% di proprietà di un singolo investitore. Quindi capite che cosa andremo ad affrontare, qualcosa che avremo tutti i mass media contro.
naturalmente ci converrà non partire subito con questa, iniziare già a portare dei fatti concreti su altri fronti, e poi ci sarà questa battaglia per l'informazione libera che dovrà essere per forza supportata da tutti voi se la vogliamo vincere. E ci vediamo in Parlamento. Auguri. Ora naturalmente chi vuole fare delle domande, chi ha dei dubbi, chi pensa di sapere delle cose sul movimento ma magari non l'ha ancora capito, perché ecco, se volete fare delle domande, non abbiamo il candidato premio, lo decideranno i cittadini. No, perché guardate, fate così, la legge non lo prevede, ma sapete chi decide il premier in Italia? Il Presidente della Repubblica. Non lo decidono i cittadini, decide il Presidente della Repubblica dopo aver ascoltato i partiti. La legge è così. No, si propone consultazione di Camera e Senato, i gruppi parlamentari lo decidono. Perché noi dobbiamo saperlo già prima? Si consulta, lo voteremo noi, lo voterete voi, pure voi deciderete chi sarà il naturalmente vi assicuro che non sarà per voi, perché lì dove è candidato non lo sarà eliminato, quindi no, non è perché è stato condannato, non esiste una legge dello Stato, è stato un regolamento nostro e lui naturalmente che no, la legge dello Stato che è condannato, ci sono tanti bei condannati in Parlamento, ce ne stanno oltre 200 di condannati in Parlamento, 80 pensavo fossero di più, però aumenteranno, perché io ho visto le altre liste, ce ne stanno tanti, dati per in attesa di giudizio, 80 condannati in via definitiva, quindi fino al terzo grado, fino al terzo grado, 80 grado a meno di primo grado, per la condanna essere... Vabbè, è un omicidio colposo perché ha fatto un incidente stradale, però lui è stato coerente al secondo candidato, perché mi sembra giusto che venga a partire ai cittadini. Sì, infatti, non ho una persona. La nostra, la scelta di non candidare persone famose, è una scelta voluta, cioè noi non vogliamo che la visibilità di persone famose, a parte Beppe Grillo che ci fa il nostro stratega della comunicazione, no? Ma se diciamo queste persone magari in vista si mettono allo stesso nostro livello, vengono alle assemblee, si confrontano con i cittadini, ben venga, si possono anche candidare, ma non vengono prese persone in vista come hanno fatto altri movimenti nascenti, messe lì come diciamo dei personaggi, degli spot pubblicitari, non è questo il mio. Infatti a Napoli uno degli attivisti del Movimento 5 Stelle è Patrizio Rispo, nessuno lo sa però, perché non si è neanche candidato, quello di Un Posto al Sole, che comunque è una persona abbastanza famosa, però non si è candidato perché il nostro non vuole essere uno spot, cioè noi non vogliamo spot, queste sono le persone candidate, cioè noi ragazzi siamo gente comune che fa il proprio lavoro e che dopo due mandati torna a casa, ma non due mandati di parlamentare, cioè perché non sarà, cioè se tu hai fatto il consigliere di municipalità come primo mandato, poi se il secondo fa il parlamentare, è il secondo, qua si va a casa, e se alle persone, e se le persone dicono vabbè, ma allora quale sarà l'esperienza politica? Ma semplicemente noi torneremo a fare gli attivisti e daremo una mano a chi andrà a fare il parlamentare, chi andrà a fare il consigliere comunale, chi andrà a fare il consigliere regionale, di municipalità, cioè è molto semplice. Io sto al nono posto, però se facciamo il botto entro in due, ma non è un problema, chi entra in due è il 25-26%, ma non è il botto. Come pensate di lanciare il 40%? Va benissimo. Allora, uno dei problemi fondamentali, io uso una frase, allora il signore ha chiesto come risolvere il problema della mancanza di lavoro. Come rilanciare le piccole medie. E rilanciare le piccole medie, sicuramente. Allora, ci sono tante cose, però il discorso deve essere fatto è molto... Però conciso, perché la gente vuole... Conciso, benissimo. Allora io vi faccio un discorso semplice. Il lavoro, possiamo fare, vi faccio un esempio per poter capire.
dire, perché è inutile essere concisi e andare al punto senza aver fatto una premessa. Il lavoro, in difficoltà, però il lavoro non lo possiamo creare dal niente, non esiste, no, non esiste il lavoro dal niente, ve lo dico io che sono un economista. Non parlo di creare. Benissimo. Come supportare le imprese in difficoltà. Benissimo. E al discorso, sicuramente, per dare l'ossigeno alle imprese, naturalmente la prima cosa deve essere abbassare l'imposizione fiscale, soprattutto per le piccole e medie imprese, perché ci sono grandi gruppi industriali che non hanno gli stessi problemi delle piccole e medie imprese, soprattutto poi in territori come quelli del sud, perché una cosa importante è considerare che le imprese meridionali hanno il doppio dei problemi di tutte le altre imprese italiane. Cioè, io ho vissuto a Milano tanti anni, i problemi ci sono, ma non sono come quelli che noi dobbiamo affrontare ogni giorno. Io faccio il commercialista e vedo piccoli imprenditori tutti i giorni, dal commerciante a quello che produce e c'ha un'impresa, un'industria medio grande, magari anche con 100 dipendenti, però i problemi sono tanti, c'è gente, imprenditori che hanno fatto il mutuo sulla casa per pagare i dipendenti, quindi naturalmente agevolazioni fiscali che sono fondamentali e basta finanziamenti a getto, controllo naturalmente, sì, perché quelli se li vengono mangiati prima, quindi grande controllo su quelli che sono, anche dove vanno a finire i soldi, naturalmente, assolutamente, ma anche favorire che gli imprenditori possano assumere le agevolazioni. Grazie mille, un Parlamento, perché questo è importante. Io ho fatto un discorso un po' più ampio, perché ad esempio prendiamo Castellammare, noi abbiamo il problema della fuga a bordo, le persone si lamentano, ma se le navi non si vendono, noi che possiamo fare? Io parlamentare, o il sindaco, o la stessa Fugaldieri, cosa può fare se le navi non si vendono? E allora dobbiamo ripensare l'economia, vale anche per la piccola e media impresa, rilanciare il Made in Italy, ma il Made in Italy vero, non possiamo pensare di alzare di nuovo le barriere doganali, perché non è possibile, in un mondo globalizzato non è possibile, allora garantite il Made in Italy, perché quello deve essere il futuro, garantirlo il Made in Italy e cambiare tutta la mentalità dell'economia. Beppe Grillo diceva 20 anni fa una cosa semplicissima, che era: perché se io produco uno spazzolino da denti, una parte viene prodotta in Cina, l'altra in Norvegia, un'altra in Brasile, poi la facciamo viaggiare per tutto il mondo e la assembliamo in Romania e poi la andiamo a vendere in Sudafrica? Questo è che dobbiamo eliminare. Purtroppo il problema deve essere fatto a livello nazionale e poi globale. Noi che cosa possiamo fare per la piccola e media impresa? Oltre naturalmente alla politica fiscale e alla politica di assunzione, il resto deve essere fatto a livello globale, cioè l'anticipo dell'IVA, ma infatti, cioè, ci sono tante cose che bisogna considerare, cioè, quella sicuramente, in un mondo come quello di oggi, milioni buttati per fare gli interessi di altri paesi sicuramente. Io quelle zone più o meno le conosco perché ci siamo andati parecchie volte. Quindi lo sapete. Là ci stanno situazioni veramente molto costruite. Spostamento della popolazione. E noi lo stiamo dando anche che soldi a questi disgraziati per finanziare le loro industrie di merda come la Reva, che è un'industria francese, che in Nigeria ha estratto l'uranio. E ha lasciato la gente a crepare lì, a Arlit stanno bambini che crepano per le radiazioni della Reva. E la Reva è stata quella industria che Berlusconi, con la quale Berlusconi aveva fatto gli accordi per mandare la manutenzione alle ipotetiche centrali nucleari italiane. Ma il problema è proprio questo. Ma questo è il vero problema. Infatti questa cosa possiamo collegarla anche per quanto riguarda il problema dell'immigrazione, perché molte volte questo è anche un problema legato all'immigrazione, perché tante volte vengono e chiedono: ma voi qual è il vostro pensiero sull'immigrazione clandestina? Ma possiamo mai alzare le barriere? Non esiste, ma anche se volessimo. Ma hanno fatto una legge sull'immigrazione, io lo so bene perché il mio compagno è del Burkina Faso. E io sfido chiunque a fare senza contatti le carte
gente che loro hanno richiesto. Ma tra parentesi, sono leggi che sono inutili. Perché tu, se viene la resti, poi dai un foglio di che dice delle cose. Non è questo. Ma voi non l'hanno fatto perché? Perché questi clandestini non potendo si mettere a posto, fanno praticamente il gioco della camorra che gli sfrutta, appunto. Quindi questo è chiarissimo. Allora risponde Luigi sul Politono, visto sto parlando solo io. Senti, sarebbe pure dopo, secondo me, un chiarimento sull'IVO, perché c'è tanta gente che veramente va con i vecchietti, che vanno con i fogli, di questi fogli che hanno avuto. Sarebbe fantastico. L'idea della proposta di legge è questa qui, cioè ragionare negli ultimi 20 anni su tutti i politici che sono stati in Parlamento avevano un reddito di partenza e dopo aver fatto la legislatura hanno avuto un reddito finale, compreso diciamo anche immobili, aziende che eventualmente hanno acquistato, partecipazioni. Allora bisogna vedere se la differenza tra i soldi che avevano all'ingresso e i soldi che avevano all'uscita è congruo con il livello di arricchimento che posseggono. Se non è congruo devono posare tutto quello che hanno preso in più. Cioè questa è la proposta. Lo Stato ha risorse in più dello Stato e poi con le varie distribuite in modo più. Poi qualcuno mi ha chiesto la questione degli abusi edilizi. Allora, su questo tema il movimento non si è andato a vedere, non è nel programma, però siccome è un tema che da qualche mese si inizia a parlare e si inizia a discutere sulle nostre piattaforme virtuali e quindi c'è un confronto con tutti i cittadini, sta emergendo una visione. La visione è che il Movimento 5 Stelle è contro ogni forma di condono edilizio, perché noi mettiamo a rischio i territori, mettiamo a rischio diciamo sia economicamente sia le persone condonando gli abusi edilizi e quindi con la cultura dell'abuso edilizio. Però si inizia a fare una distinzione rispetto a chi ha ci sono tante situazioni diversificate, esistono situazioni in cui per esempio non esisteva un piano regolatore e nei comuni erano contro legge perché questi piani regolatori non l'hanno mai emanati ed esiste anche chi quell'unica casa come proprietario e come tetto che lo protegge, diciamo. Allora vanno affrontati casi particolari, per cui una delle proposte avanzate è che i comuni potrebbero acquisire in questi casi, naturalmente controllando che le case siano adeguate, abbiano fatto tutti gli allacci, siano strutture che non cadano e quindi abbiano superato tutti i controlli, acquisire queste case per garantire a quella persona di continuare ad avere un tetto. Naturalmente lì invece dove c'è stata speculazione, dove c'è stato arricchimento e tutto il resto, quello non verrà, cioè non è una cosa da salvaguardare. Penso che qua la maggior parte non sono interessati, sono acquisti, sono persone che si stanno avvicinando. Avvicinando, perfetto. Ma voi come candidati riuscite a darci una parvenza di fiducia nei primi 100 giorni? Ad esempio, no, si parla del, l'ho sentito sul Movimento, Beppe Grillo dice sempre il capitale scudato al 5%, come la Fornero si è sbagliato sugli esodati, ci sbaglieremo anche noi e praticamente tasseremo ancora di più il capitale scudato, perlomeno prenderemo una percentuale maggiore. Cioè, voi nei primi 100 giorni riuscite a in qualche modo a farci capire che vi state impegnando su questo? Perché penso
tu sei il numero 4, giusto, della lista? Quinto, penso che molto probabilmente ce la farai, spero. Riuscite a prendere un impegno con i cittadini, con chi vi sta sostenendo, che ecco qua, noi una volta in Parlamento questa cosa la portiamo avanti, cioè praticamente i capitali scudati come esempio di legalità, come esempio che le tasse vanno pagate quando vanno pagate, ed è giusto, riusciamo a mettere le mani su questi benedetti capitali scudati, che praticamente tassare il 5% è un'offesa per chi paga le tasse, per chi ha un mutuo, eccetera eccetera. Ci riusciamo a fare questo? Ci riusciamo, perché io ci credo, ti faccio questa premessa. Rispetto alla questione fiducia, io penso che se noi come eletti rifiutiamo i rimborsi elettorali e ci autoriduciamo, certo, lo stipendio, cioè, deve essere già una prima boccata di ossigeno, certo, di fiducia, ma anche una prima valanga che comincia a cadere, perché chi non ci seguirà su questo punto si estinguerà come formazione politica. Io penso che sarà estinta dopo poco, perché nel momento in cui gli italiani cominciano a vedere la differenza, perché fino adesso abbiamo creduto che la politica si potesse fare in un solo modo, sì, in un solo senso. Quando invece si osserveranno, gli italiani renderanno conto che esiste un'alternativa, si può fare politica diversamente, allora a quel punto non ci sarà più scampo per gli altri. E questa è la prima. Dopodiché, tra i primi punti che dovremo affrontare, cioè i punti sono tutti i primi punti alla fine, cioè se noi andiamo a vedere l'agenda Grillo, che è stata chiamata così in contrapposizione all'agenda Monti, no? Per fare la parodia all'agenda Monti, però sono 20 punti che rappresentano le nostre priorità iniziali, quindi legge anticorruzione, eliminare i rimborsi elettorali in modo retroattivo. Qui se andremo noi al governo non vedranno una lira di rimborsi elettorali di partire il Movimento 5 Stelle. Forse l'hanno capito, perché vedo pochi manifesti in giro. Sì. Forse l'hanno capito, stanno risparmiando. E li sono già mangiati. Si sono mangiati, là facciamo i pollitoni. Perché ad esempio il PD ha dichiarato che spenderà 130, diritto a 130 milioni, ma ne ha spesi solo 10, cioè gli altri 120, ma voi lo sai. Già ora, io questo voglio dire. Non li posseranno mai, li stiamo continuamente, anche in Regione Lombardia, molto. È un mese che gli stanno chiedendo che volete fare con i rimborsi elettorali, non rispondono. Se non rispondono, secondo te che vogliono fare? Non posso dire. Se li vogliono tenere come hanno fatto fino adesso. Mi scusi, una domanda sola. Nel momento che il Movimento 5 Stelle salisse, no? Questi punti verranno sicuramente messi in atto, oppure cioè vi batterete contro un muro e quindi non se ne farà niente? Allora, ci sono due punti: il Movimento 5 Stelle al governo e quindi decidiamo noi qualcosa fare. Decide il Parlamento in generale. Un grande riflettore acceso in Parlamento su tutti i documenti che girano, su tutte le leggi che girano, e non ci sarà più dove nascondersi. Chiederemo a voi, cioè quando magari anche comunque chiederete, diciamo, all'elettorato, se nel programma sapremo benissimo che cosa fare. Se sono cose invece non definite nel programma, sarà attraverso la piattaforma di rete in cui decidere di volta in volta cosa fare. Per quanto riguarda la questione opposizione, non ci sarà un'opposizione di no, cioè noi faremo delle proposte che poi metteranno in difficoltà gli altri, perché quando facciamo una proposta di legge anticorruzione, quando facciamo una proposta di legge sul conflitto di interessi, tutti quelli che si sono lavati la bocca fino adesso e hanno detto che volevano fare il conflitto di interessi, la voteranno? E se non la voteranno saranno smascherati ulteriormente, non c'è scampo. Questo è, diciamo, quindi noi anche all'opposizione rischiamo di essere maggioranza su alcuni temi, perché quelli che li poniamo, che sono temi trasversali, poi dovremmo
dovranno o appoggiare o smascherarsi ulteriormente, che loro fanno solo propaganda politica e quindi... Ma la diretta... Che posizione ha il Movimento 5 Stelle per quanto riguarda l'uscita dall'euro e l'economia in generale con l'euro? Sì, vabbè, questo... Perché c'è un voi volete fare un referendum, mi sembra giustissimo, però qual è il vostro pensiero? Allora, io ti posso dire il mio pensiero da economista. Ti posso dire quello che probabilmente dovrebbe essere la strada. In realtà ci sono due strade: rimanere nell'euro così non è possibile, perché l'euro come è stato costruito è una moneta che è destinata a farci fallire tutti quanti, eccetto forse la Germania, perché è una moneta per la Germania, cioè come se noi fossimo tutti dipendenti della Germania per come è stata costruita. Allora, se dovesse rimanere così l'Europa, allora forse è meglio uscire. Ci prendiamo un rischio grandissimo, cioè un rischio di default, però c'è solo da ricominciare, però il rischio c'è. Naturalmente questa è la prima posizione. La seconda posizione, e questa naturalmente non verrà battuta solo a livello nazionale, ma poi anche l'anno prossimo, quando ci saranno le europee e magari ci saranno persone del Movimento 5 Stelle che andranno in Europa, cambiare completamente i trattati, cioè, perché l'Europa per funzionare deve essere una sola politica fiscale, una sola politica monetaria, una sola politica di debito, perché se noi abbiamo tante banche che emettono dei bot, dei titoli di Stato, però con diverse, perciò c'è lo spread, perché ci sono differenziali tra i rendimenti, allora a quel punto un solo debito per tutta l'Europa, uno solo, la banca centrale emette i suoi titoli di Stato, si compreranno quelli, e allora si calmeranno i prezzi e allora è possibile parlare di Europa, ma altrimenti siamo destinati a fallire. Anche perché noi compriamo comunque la moneta, giusto? Sì, perché noi la compriamo la moneta, anche se il discorso del signoraggio, però posso dire una cosa, io ho letto tanti libri sul signoraggio, poiché ritengo che un discorso così complesso non mi permetto di discutere del signoraggio. Molti politici parlano anche di cose che non sanno. Allora tutti quanti i politici sanno tutto di tutti o fanno finta di sapere tutto di tutti. Io del signoraggio, poiché è molto complesso, posso accennare qualcosa, ma è un discorso molto molto difficile che va in un sistema macroeconomico di cui io non mi permetto neanche di mettere mano. Cioè, e sto studiando da tanto tempo, vi assicuro, hanno creato un sistema così ingarbugliato per controllarci che è davvero inquietante. Quindi io non mi esprimo, almeno io personalmente, sul signoraggio, a differenza di come tanti altri che, se uno vuole esprimersi, naturalmente alla sua idea. Ma comunque è un tema che verrà affrontato, sicuramente verrà affrontato, perché quello è fondamentale. Ma in generale verranno affrontate tutte le politiche monetarie, perché a prescindere dal signoraggio il problema è la politica monetaria, la sovranità, perché il Giappone ha oltre il 200% del proprio debito rispetto al PIL, però il Giappone ha due elementi: la sovranità monetaria e la seconda cosa, il debito del Giappone solo all'8% è in mano a investitori esteri, al contrario di quello italiano, il cui 35% è in mano a banche e investitori esteri. C'è una grande differenza, perché quando il debito appartiene ai cittadini è un debito che fondamentalmente potrebbe anche non ripagare mai, perché il Giappone questo sì, cioè, non lo ripagherà mai, tanto sono gli stessi cittadini. Non esiste una nazione a debito zero, perché se il debito è zero significa che non stanno spendendo per i cittadini. Non può esistere una nazione che non ha debito, perché il debito rappresenta la spesa pubblica e se uno non spende significa che non dà servizi. Questa è la verità. Quindi spero di essere stato esauriente. Se, ripeto, se vuoi sapere altro, poi... Aggiungo solo una cosa, sì, che ho letto stamattina. Questo è un economista che ha ricevuto il premio Nobel nel 2008, è Paul Krugman, che dice che in pratica la politica di austerity che hanno applicato l'Europa non ha un esempio positivo. Cioè, dal 2008 che si applica questa politica, non c'è una nazione che dice ha trovato vantaggio da questa politica, ma in pratica si è anche aumentato leggermente il PIL in qualche nazione e è aumentata anche la disoccupazione. Cioè, allora noi abbiamo bisogno, nel benessere della qualità della vita, proprio bisogno di aumenti il PIL. Chi
ce lo dicessero, diciamo, se noi abbiamo creato un'economia che deve essere strumento dell'uomo o l'uomo che deve essere strumento dell'economia. E quindi, disse anche Bob Kennedy nel lontano 1967. Si è visto che fine ha fatto, purtroppo. Questo economista suggerisce l'aumento di spesa pubblica. Certo. E che quindi quando ci hanno ingabbiato in questa idea per cui tagli ai servizi, il vincolo di bilancio è fino a un certo punto, perché come dice Ernesto, cioè, se viene attratto vantaggio da tutta questa situazione economica di adesso. Infatti, fondamentalmente chi è che ne ha tratto vantaggio poi da questi? Le grosse banche, i gruppi finanziari. Sì, la forbice aumenta sempre, se vai a vedere l'Italia. Ecco. Torniamo al Medioevo, in pratica i ricchi si stanno arricchendo sempre di più. Guarda, io lessi un articolo su The Economist una quindicina di anni fa di un economista francese, non mi ricordo il nome, però lui è stato consigliere di Mitterrand. E diceva che, 15 anni fa lo diceva, che la tendenza era quella di andare verso il Medioevo sociale. Non lo so se avete mai visto i film di fantascienza in cui ci sono persone ricchissime che vivono magari in palazzi esagerati e poi tanta gente povera. Se continuiamo così, quello è quello il problema. 1984, George Orwell. Non è fantascienza. Non è mai, cioè, quindi non penso sia è quello che noi dobbiamo evitare. E il problema dell'euro, il problema della moneta in generale, il problema delle grandi speculazioni, questo bisogna evitare. Separare la finanza dall'economia reale, che è una cosa complessa e che deve prevedere tutti i cittadini partecipi in questa cosa.